Quasi tutti si chiedono che cosa ci va a fare il ministro di Bussetti a Verona. Le leggiamo cosa dice Laurea nel cartello. Mi piacerebbe chiedere perché il ministro dell'istruzione ha deciso di partecipare al World Congress of Family a Verona. Vorrei capire quali sono i contenuti che porterà come ministro e che tipo di discussione vuole creare. Ci sono molti interrogativi, anche un po' di perplessità su questa sua presenza. È davvero necessario? Si stanno allontanando un po' molti, la CEI, i cattolici moderati. Sembra un congresso o reazionario o comunque molto estremo. È necessaria la presenza dell'istituzione scuola ai suoi massimi livelli a quel congresso? Guardi, io sono rimasto un po' così, anch'io un po' stupito da tutte queste reazioni intorno a un convegno, perché tratta di un tema di cui uno può essere d'accordo o non d'accordo. Io penso che alla base di ogni scelta ci sia il rispetto per gli altri. Con questo io non voglio mancare di rispetto a nessuno, anzi, come ho già più volte dichiarato, per me la scuola è unica, i nostri studenti sono i nostri studenti, i loro genitori sono i loro genitori e per me l'amore è amore, quindi non voglio entrare in queste discussioni. Chi mi invita a partecipare ad altri convegni su che trattano di diversi temi, che possono trovare d'accordo alcuni o altri, io accetto, vado, espongo un mio parere, una mia idea che può essere condivisa o non condivisa, io non vado a parlare per conto della scuola, io vado a parlare di come il rapporto, come può essere migliorato, strutturato, organizzato, il rapporto che è fondamentale tra, e parlerò per quello che è, tra la scuola e la famiglia. Punto. Basta. Nulla di che. Ma questo non significa sposare certe idee, essere d'accordo con tutti quelli che parleranno in quell'occasione e discriminare altre idee o ideologie. Assolutamente. Lei però rappresenta l'istituzione scuola, Certo che avrà rappresento. anche visto il balletto Certo. del patrocinio rispetto a questo congresso, che è comunque perlomeno divisivo. Forse chiedersi chi sono gli organizzatori è un passo che un ministero deve fare. Sì, ma infatti, ma su questo non ho nulla, veramente, mi creda, parlo con estrema sincerità e vorrei che anche gli ascoltatori riflettessero su questo. Cioè, io sono il ministro e vado a parlare, ma se mi invitassero anche altri tipi di organizzazioni per parlare di alcuni temi che riguardano la scuola, il rapporto tra la famiglia e gli studenti in questo caso, come di altri temi, io non ho nessun problema ad accettare e partecipare. Perché è giusto condividere certe riflessioni in merito a situazioni che possono far che cambiare idea ad alcuni. Non è che io con questo voglio dire che sono d'accordo con le idee degli organizzatori, al contrario con chi si oppone o viceversa. Io come Marco Bussetti ho una mia idea personale e me la tengo. Però mi sembra anche giusto affrontare, far presente com'è articolato il mondo all'interno della scuola nel rapporto tra famiglia e studenti. E noi possiamo chiederle qual è la sua idea di famiglia. Bah, la mia idea di famiglia me la prendo e me la tengo per me. È chiaro che io credo che la migliore situazione sia dove i ragazzi si trovino bene, abbiano da questo punto di vista delle risposte ai loro bisogni. Questo credo che sia giusto e doveroso nei loro confronti. E questo può avvenire in famiglie diverse. Anche in famiglie allargate, ormai la nostra società ha diverse espressioni da questo punto di vista. Ma io penso, lo ripeto come ho detto all'inizio, quando un bambino o un ragazzo si sente vicino l'adulto che gli trasmette del bene, lo fa sentire a suo agio, migliora la propria autostima, penso che già questo è già una bella cosa. Poi non voglio assolutamente entrare in merito a dettagli particolari perché, voglio dire, ogni persona ha il diritto di vivere la propria vita e va rispettato per questo.